Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Ma perché? Buongiorno a mezzogiorno! Sei tu che ti sei svegliato tardino! No, io mi fo i cazzi in mano! Oh, ai 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 ai! Oggi il grande giorno! Buonanotte! Benissimo! Ah! Ah, hai capito allora? Ah! Ah, sto cazzo! Oh! Sta macchina, eh? Adesso monta, andiamo a fare un bel giro, eh? Ma che giro fa? Vuoi mangiare io? Maglione, mangiate te! Andiamo a fare un bel giro, eccola. Sei pronto? Sei carico? E voglio, fa si fa male. Fa la faccia carica. Fa la faccia carica. Ah, del figlio, sono coso io. Fa la faccia carica, così, camina, no. Guarda, così. Oh, te sciacque di coglione. Dove andà? No! Dove andà? C'è le scale, vabbè. Dove andà? Non posso aprire lo sportello che c'è le scale. Cosa fa? E da già fa un culo, va più avanti. Oh! Madonna, che nervosismo. Hai chiappato me? Che hai chiappato? Che hai chiappato? Che hai chiappato? Ma chi te l'hai detto? Eh no, la cinta tocca a mettere, oh bello! E l'hanno cominciato a fare le cose fatte per bene, eh! Ma io la metto mai! No, le la mette! Ragazzi, mettete sempre la cinta, sempre! Ah, con questo che lo piaccarello, ma to che come fa a piacerlo? Mannaggia, c'ho la, che ce la fa? Mettilo sul culo, è il piaccarello. Ma non è vero, dai, to che appena al volo, oh. Fermate, Dio mai, oh. No ah, no ci prendiamo il carrello, guarda quanto è bello dentro. Dove sono? Dove mi sono fermato? Nonna Maria, che ti ricorda? Eh? Che bello, eh? La vuoi una foto? Sì. Vai. Vini? Abbracciati? Meglio, dai un bacetto. Si muove o no? Dai un bacetto. Ma che seppia. Dai un bacetto. Ma lei si è perdi. Stai più vicino. Voi due... Mi scappa una pisciata che mi schioppa l'uccello. Che ti scappa? Sta zitto, va là vado. Dietro l'olivo. C'è la gente qui. No, dietro di qui, dai, va là fa. Che te frega? Dove? Dietro l'olivo, che te frega? Sì. Oh, sì? Guarda come cazzo l'hai messa. Stronzo. Tronzo, non c'è buon mancare mette la mano. Ma perché? Ma guarda come l'hai messo, un tormento. Ma sta zitto, sta. Adesso? Cacciato un po'. Ma perché ti trema il braccio? Che bello trema i coglioni. E dopo? Che ti trema? Che te trema? E poi che ti trema? E poi levate i coglioni che ti sono incazzato. Ah beh, c'è vero. Oh. In secondo che non è incazzato, cioè io e voglio vediamo quando tu non smetti di rompi coglioni. E adesso voglio trovare un minuto che non sei incazzato, un minuto voglio trovare. Prima svuota la lavastoviglie. Ho capito, ma che devi fare? Ma quello perché ti trema i bracci? Quello perché basta che te levi di coglioni. Ah. Ma perché mi tratti così sempre? Sono donna. Allora, che io sono il cardinal Richelieu del mio cuore. Ma perché c'ho le mani? Famosi 50 grammi di pasta. Vanno a pesare. Quanti so? Vanno a pesare. Secondo voi quanti so? Scrivete in DM, vediamo chi ci chiappa. Dì quanta ce l'ha messa. Sì. Sì. Sembrava che c'era il sole, ma in realtà nuvole a gogo, freddo polare artico, freddo dolomitico, sta nevicando, incredibile, sta nevicando, guardate come sta nevicando, sta componendo, sta fioccando. La neve si aprono le seggiovie, i ski lift, le omovie, le piste, è tutto aperto, Marone di Campiglio, orti 6. Mettici anche che mi fuoi i cazzi miei. Guarda nevicato, incredibile. Arzughe? Che arzughe? Oh no, che arzughe? Oh! Carzughe, o no? Un cazzo! No! Guarda come fai la scarpetta! Sai quant'erano? 23 bocconotti? Non sono bocconotti.
la scarpetta è fatto. Oh, anche un par di coglioni. Anche la scarpetta è fatto. E adesso scasamo, via. Ah. Via, portiamo via tutto, via. Ma smettela. Portiamo via la poltrona, il divano, via, scasamo. Anche la scarpetta si è fatto. Lamborghini. Guarda, è la Lamborghini. Che è, in Ciroto? Che è? È in Ciroto, peggio della mia. Ma perché? È la Lamborghini. E allora no. Dormimo? Non mi dici che c'è. Mamma mia! Ma stai a dormire? Ma che dorme? Che dorme? Riposavo gli occhi. Ma che riposavi gli occhi? Sei a dormire. Ma sei sciacco di coglioni. Stai a dormire. Sì, vabbè, Achille Lauro. No, l'ha visto, eccolo. Bello, Achille Lauro. Ma perché? Ma è bellissimo. Ma sciacco di coglioni. Buonanotte. Anche oggi, bella prova. Con la piccola, comunque, in tantissimi avete scritto fai la moto coccodrillo, fai... vedremo che succederà, scrivete a Giulio, ma penso che avrete delle sorprese. Sono qui con un grande coccodrillo, eccolo. Eh? Come ti chiami? Un po' dirlo. Alessandro. Il grande Alessandro. Eccolo qua. Grande. Coccodrillo! Il coccodrillo, ma eccolo! Rock, vieni! Eccolo! Eccolo! Vieni! Corri, 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 corri! Eccolo il coccodrillino! Eccolo! Eccolo! Chiappalo! Chiappalo, Prissi! Prissi, chiappalo! Che è uno? Coccodrillo. Però rimane un cane? Figlio di una mignotta. Eccolo, eccolo, com'è? È sempre in figlio di una mignotta. È in un giretto, vero? Questa sera vi monterò un vlog. Bello, vi siamo. Bello, bello. I nonni facciamo respirare l'aria buona. Ah, che spettacolo. Non è sceso sto rimbambito, c'è lì. Le fettine. E che perché chi la comprate? Io te l'ho prese la fettina tenerissima per un nonno bellissimo, fantastico, gioioso e molto 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 bello che gli faccio anche il pennello. Ma ti ho mangiato! Il pennello! Mannaggia il bambino! Ti ho mangiato, lasciami via! Cioè, senti, guardalo, No! Smetto, No, no, le minacce no, le minacce no, perché le minacce non le vogliamo, ok? Le minacce non le vogliamo. Salata per mangiare i ferri. Perché? È dura. Quanto è dura? Quanto? Bello del Dio! Oh, metta sotto il Dio, anche tu! C'hai ragione, Sei figlio di una mignotta tu. Aspetta, poi capo. Se fa così? Così si fa? Mi ha visto che cosa gli ha comprato Rocchina? Che non ho scritto io. Oh no! Ma no, ma che m'assordisci, scemo! Oh no! Ma tu sei scemo! Ma perché? Perché non fa paura? Oh no! Lì domani, solo per i più temerari, ore 9, io mi allenerò insieme a Lorenzo, il mio grande amico Lorenzo. Quindi ragazzi, voglio vedere solo i più temerari. Un circuito facilissimo. Che cavolo forse. No! Che è? Che ho fatto? Prende le mani. Che ho fatto? Ah! Che ho fatto? No! Oh! Una sega! Le mani fredde? Ma che stai a guardare? Ma no! Oh no! Ah! Oh no! Che seppia! Che voli? Oh no! Come sta con te? Sì, sì, guarda una bella sorca! No con me! Fammi toccare una pochina! Fammi toccare! Cazzo, vattene! Ah! Oh no! Ma ne fa un po' ripetere. Mannaggia! No! Fammi toccare! Fammi toccare sto cazzo! Un'altra volta! Fammi toccare! Sta con me! Ma levati di co! Oh no! Quanto vorrei stare con te vicino abbracciato. Ma non c'è da sapere niente! Vorrei stare con te vicino abbracciato sul lettino per mano mentre altri alzo il lettino della base. Sto con te, ti abbraccio piano piano, ti tocco i capelli, sto con te, ti tocco anche un po' il culetto. Torino ti controlla la pressione del sottopalle, ti tocco una... E levati, mannà, ma fai vedere lì! Fai vedere qualcosa, non
Ma io volevo sta con... Manna, tu vuole sta con un bel pezzo di mamma! E ci viene a rompere i coglioni da... Che cercavi? La figa! Che cercavi? Che da sorda! Vai via! Ma io come vado a sta dentro casa? Io volevo sta... Ma tu scappa, vattene che ti tieni giù! No, non ci si può andare. Ah, Dio! Oh! Oh. Ah! A dormire, eh! Io voglio dormire con voi. Oh no! Scherzo, ti voglio bene! Ti voglio bene! Che tanto non ti vuoi vedere! Dai un bacino però! Oh! Quanto sono contento quando il nonno mi dà i bacini! Sì, ma perché fondamentalmente io sto bene con te e voglio tanti bacini! Ok, piccolino mio bello, bello cotonello, bello cotonello, bello cotonello. I bacini se te le danno una bella, perché è meglio. Ma sempre a pensare di lì, ma ormai se li, no, chissà che ma se li fanno da tutti, no? Ma i bacini, se fa bello cotonello, bello cotonello. Per cercare la sorca ci perdono i capitali, le case, i palazzi. Niente, che cazzo me frega. A botta trovo. Se è casa, questa è la mia, ma tanto ci fanno poco questa. Beh, venela, dalla qualche bella sorca, vai là. Se c'è qualche bella sorca interessata alla casa, scrivetemi in DM. No, va bene. Com- essenziali, il coprimozzo. Dormimo? Oh, va sul letto, no? Ce l'hai nuovo. Letto di coglioni. Va sul lettino. Mannaggia, ma è possibile che c'ho la... Coccodrilli. Buonanotte, ci vediamo domani. Intanto, pigiama già pisciato, perché con questi pigiami, ragazzi, che si allacciano davanti, cioè dovete aver già fatto la piscia, sennò la notte è un disastro. Quindi, pigiama già pisciato. Fantastico. Che ancora qua poi è freschino, non so da voi se è, com'è il tempo, ma... Comunque ci vediamo domani per una domenica super, 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 super. Sapete la domenica io che vado a fare, quindi già un... sapete che per me la domenica è un giorno speciale e che mi piace passare la mattina in un determinato modo. Io vi ringrazio come tutte le sere o quasi, sarò ripetitivo, sarò...